Buongiorno, grazie della vostra presenza qui. Io sono Giuseppe Lauricella, ricercatore del Centro per la Cooperazione Internazionale e l'Unità Operativa Osservatorio Balcani Caucaso. E sono qui per presentarvi questo panel che avrà come argomento il Open Data e Data Journalism. Il Festival dell'Economia di Trento, anche per questa edizione, volge al termine. Il tema era lavoro e tecnologia. In questi giorni abbiamo avuto modo di ascoltare tante cose interessanti sul presente e sul futuro e sulle possibili conseguenze delle tecnologiche, soprattutto sul mondo del lavoro. Abbiamo anche avuto modo di avere percezione di speranze e preoccupazioni. Nell'ambito delle speranze si è spesso parlato in diversi degli altri panel del poter avere tanti nuovi lavori e poter avere tanti nuovi lavoratori. Noi avevamo pensato di organizzare questo panel proprio per proporre alla vostra attenzione uno di questi nuovi lavori, che è quello del data journalist, che potrebbe avere come esito la creazione di tanti nuovi lavoratori. E in particolare volevamo focalizzare il nesso virtuoso che potrebbe crearsi tra questa nuova attività e la disponibilità sempre crescente di Open Data. Io ho partecipato ieri ad un, ho seguito, scusatemi, ieri un panel su un altro di questi nuovi mestieri, che è quello del data scientist, e nel presentarlo il mio omologo nell'altro panel ha detto che il data scientist non è un ingegnere, non è un informatico, non è un sociologo, ma è una persona che ha conoscenza di dominio. Bene, il data journalist invece normalmente viene descritto in positivo, cioè una persona che deve essere esperta di dati e deve essere un giornalista. Noi abbiamo provato a chiedere di aiutarci nel comprendere meglio questa nuova, scusatemi, l'ennesima ripetizione dell'attributo, questa nuova attività, alcuni esperti del settore, ma soprattutto persone, in almeno due casi, che sono direttamente coinvolte nella pratica del data journalism. Abbiamo provato a dare questo taglio. Ma intanto, prima di entrare nel merito del data journalism, abbiamo chiesto a Francesca De Chiara, ricercatrice di FBK, di farci una panoramica e di dirci le sue opinioni sulla base dei suoi studi sul fenomeno degli open data, come si stanno sviluppando, come potrebbero influenzare le attività economiche. Do quindi la parola a Francesca, che è la nostra prima relatrice per oggi. Allora, grazie prima di tutto dell'invito. Buongiorno a tutti. Grazie all'Osservatorio Balcani Caucaso per aver inserito un tema così sfidante, insomma, come può essere Open Data e lavoro. Di fatto abbiamo ascoltato in queste giornate
monitorato un po' il festival, avete ascoltato alcune sessioni nei giorni precedenti, avete visto come praticamente diciamo, la sensazione, l'atmosfera che vivevamo era quella appunto di legata a una preoccupazione alla perdita dei posti di lavoro, ovvero la crescita in termini di automazione, lo sviluppo della robotica, insomma questa, diciamo, questo sviluppo, questo progresso sostanzialmente è stato interpretato in maniera alle volte anche negativa nei vari panel che abbiamo ascoltato. Mi è capitato di ascoltare il professor Bodei ieri, e lui aveva appunto concluso il panel dicendo: io speriamo che, che ce la caviamo, insomma, parafrasando un po' una espressione napoletana. Come dire, open data e lavoro, ovviamente quello che, di cui vi parlo io sono sostanzialmente i risultati di uno studio che ho condotto in questi ultimi 2 anni sulla generazione di valore economico e sociale a partire da open data. Fin dal 2012 sostanzialmente il dibattito, almeno nell'ambito insomma, dell'open government, quindi degli open government data, si è assistito ad una crescita appunto di produzione anche di reportistica, quindi anche sul valore praticamente generato dagli open data nel business, per il business. Questo è assolutamente diciamo, legato e correlato alla creazione di valore e quindi creazione di posti di lavoro. Tant'è vero che quando è stato lanciato il portale poi data.gov, c'era una sezione, data.gov è il catalogo open data degli Stati Uniti, c'era una sezione dedicata, Impact, sostanzialmente, dove potevate scorrere, diciamo molto comunemente, un elenco, una lista di businesses, quindi di attività, quindi di imprese, scusate, con revenue, quindi tutti diciamo, e anche i posti di lavoro praticamente generati dalle varie imprese. E in questa scia molti istituti, molti diciamo, ricercatori poi si sono comunque confrontati con questa necessità, come dire, di misurare il valore dell'open data per il business. E questa è stata una sfida ancora tuttora che ha generato un dibattito veramente molto molto diciamo serrato, almeno per quanto riguarda gli esperti del settore, come posso tra virgolette definirmi, sulla qualità anche della misurazione, perché non è molto, molto semplice, essendo io open data sostanzialmente open, quindi liberi di essere scaricati, quindi sostanzialmente è difficile tracciare chi li usa. E da questo punto di vista molte istituzioni che in effetti hanno dati che generano valore, spesso ci chiedono: ma chi li usa questi dati che noi rilasciamo, perché dovremmo rilasciarli? E quello potrebbe essere, come dire, un trigger, una leva per far sì che sostanzialmente anche da un punto di vista diciamo del provider, quindi delle istituzioni, si possa, come dire, giustificare tra virgolette il rilascio di più dati. Questo più o meno è il quadro. In Italia abbiamo condotto un progetto di ricerca per individuare users, quindi gli utenti sostanzialmente di dati pubblici, e ci siamo, il nostro target sono state soprattutto aziende, quindi sapete che diciamo, da questo punto di vista a fini commerciali l'utilizzo di open data è possibile, anzi è assolutamente auspicabile, altrimenti questa creazione di valore economico e sociale, ma anche la creazione di posti di lavoro, diciamo, non è conseguenziale, non è possibile. Quindi fare vedere un po' il progetto. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo avviato sostanzialmente una mappatura. Ecco. Abbiamo avviato, scusate, spero che si veda. Abbiamo avviato una mappatura praticamente delle aziende che utilizzano Open Data in Italia. Non è stato semplice, ci siamo avvalsi di strumenti e di una metodologia piuttosto classica, quindi strumento questionario, survey,
interviste, abbiamo usato anche dati sulle imprese grazie ad un accordo con un'azienda, quindi praticamente abbiamo estratto il nostro campione facendo cherry picking, quindi non abbiamo fatto proprio un campionamento classico, anche perché non essendoci nulla da questo punto di vista, questo è il risultato sostanzialmente un primo passo verso diciamo, la creazione di un open data user base che non esisteva precedentemente. E l'abbiamo fatto sulla scorta di altri progetti, soprattutto un progetto americano che aveva fatto lo stesso negli Stati Uniti. E di fatto abbiamo questo sito dove voi potete praticamente andare, si chiama italyopendata500.com, dove sostanzialmente voi potete navigare in questa infografica e troverete le fonti dati, quindi le fonti di Open Government Data, quindi di dati aperti in Italia, molti sono ministeri, quindi a livello nazionale, regionale e municipale, e esplorando, quindi navigando nel nostro grafico interattivo, sostanzialmente scoprite pian piano, qui c'è una vista animata, quindi potete vedere più o meno, diciamo, la simulazione della navigazione, quante agenzie pubblicano dati, quali sono nel dettaglio, quale fonte praticamente, diciamo, e poi le aziende che prendono dati da queste fonti. E questo perché sostanzialmente per noi era importante capire e iniziare a fare un'analisi su cosa praticamente, su chi e quanto in Italia si offrono dati aperti, quindi cercando un attimo di fare un'identificazione dell'offerta. Dall'altro lato, diciamo, e questo ritorniamo praticamente alla creazione di valore, qual è la domanda? Diciamo, studiare la domanda di Open Data è complicato ed è, diciamo, praticamente quello che poi però genera l'incontro, no? Se noi studiamo l'offerta, studiamo anche la domanda e di fatto capiamo quali sono praticamente i meccanismi, quali sono i tipi di dati che il governo dovrebbe aprire, quali sono i dati più interessanti, i dati più utili a generare profitto sostanzialmente. Diciamo, sul sito trovate anche dei casi studio, cioè trovate praticamente delle schede un po' anche più dettagliate sulle varie aziende, trovate praticamente le categorie di dati che hanno utilizzato, trovate le fonti dati. Ho avuto, diciamo, diverse interviste interessanti con aziende che non volevano appunto fare disclosure sul modello di business. E di fatto questa, diciamo, è una cosa che è capitata diverse volte, cioè, diciamo, intervistati che non volevano appunto, erano resistenti, non volevano appunto dirmi quali sono le fonti dati, anche perché fatta anche, diciamo, modello di business quello, fa anche profitto quello sostanzialmente. Però trattandosi di open data, diciamo, alla fine. Ma cos'è che sostanzialmente è venuto fuori? Diciamo più avanti, e quali sono le evidenze? Prima di tutto in Italia abbiamo un mercato che è ancora abbastanza immaturo da questo punto di vista, ma questo riflette un po' la situazione, un universo che diciamo rappresenta anche la situazione globale, quindi anche europea, nonostante in Europa sia la Commissione, insomma l'Unione abbia molto investito da questo punto di vista, quindi c'è stata la creazione dell'EDP, insomma della European Data Portal. Le aziende italiane sostanzialmente fanno B2B, quelle che utilizzano Open Data non come core, diciamo, elemento core del modello di business, Open Data ma come accessorio sostanzialmente. Sì, sostanzialmente, ma segmenti di mercato, chiamati così, allora l'azienda sostanzialmente che vende ad altre aziende fa B2B. Mentre business to consumer chiaramente vende ai clienti finali, e business to government in questo caso è un settore che diciamo, potrei spiegarlo dicendo l'azienda che vende allo Stato, sostanzialmente semplificando. E sono interessanti i risultati che nel campione che avevamo il business to business è al primo posto come segmento di mercato per le aziende italiane, mentre al secondo posto c'è B2G, business to government, quindi ti fa capire che insomma in questo settore almeno il nostro campione comunque aveva un po' di bias, essendoci praticamente molte ICT companies che comunque vendono gestionali, vendono alla pubblica amministrazione.
interessante perché prima di tutto ci dice qualcosa sull'ecosistema, quindi business to government, ancora diciamo l'ecosistema italiano è abbastanza embrionale da questo punto di vista. E poi un'altra cosa, possiamo definire, possiamo parlare di open data workplace, cioè significa, possiamo parlare di aziende che nascono grazie agli open data, che fanno profitto e hanno iniziato la loro attività grazie agli open data. In Italia esistono delle startup che non esisterebbero senza open data, ma diciamo che fatto anche dai dati risulta che appunto molte di quelle intervistate ritengono importante quello dell'open data nel modello di business, ma in realtà non è diciamo fondamentale, quindi viene utilizzato per prodotti e servizi ma in maniera diciamo accessoria. Diciamo, mi avvierei alla conclusione. Ci sono diversi dati che vi potrei mostrare, ma preferisco comunque parlare invece in maniera, diciamo, andare alle evidenze finali. Allora, quello che vi preme dire è che in effetti se parliamo di mercato e quindi generazione di valore sociale economico, dobbiamo avere anche disponibilità, più disponibilità di dati probabilmente. Quindi il mercato è maturo. I dataset di alto valore commerciale nel nostro paese, che ad esempio dati di registro imprese, catasto, sono comunque chiusi e richiedono comunque un ripensamento anche del modello di business di data provider come appunto infocamere e catasto, quindi perché loro praticamente fanno profitto su questo, e che la qualità dei dati è bassa, le aziende lo dicono, ce lo dicono a noi nel nostro studio, questa cosa è evidente, e che la questione della misurazione dell'impatto è chiave. Bisogna ripensare il modo di misurare sostanzialmente il valore degli open data, per dire, ma non solo di quello, però comunque dal punto di vista metodologico bisognerebbe comunque riformulare anche un po', come dire, il nostro modo di approcciarci a questo tipo di analisi, come dire, e raccolta. E invece voglio dire due cose su data journalism. Quello sicuramente in Italia è un, diciamo, emergente. Ovviamente Jacopo e Guillermo vi parleranno appunto di riutilizzo, perché io vi ho parlato un po' insomma, del mio studio sul riutilizzo dei dati per il business. Loro vi parleranno appunto dell'utilizzo di dati, penso, aperti anche nella loro attività. In Italia il settore è ancora emergente, quindi sostanzialmente non c'è stato uno shift, una svolta ancora pregnante tra quello che è la carta e il digitale, e magari poi dopo ne parliamo, diciamo, in maniera un po' più approfondita. Grazie. Grazie anche da parte mia a Francesca. Il nostro primo prossimo relatore sarà Guillaume Duval, che parlerà in francese. E avete la possibilità di, se non avete ancora, di prendere il trasmettitore con la cuffia per avere per disporre della traduzione. Guillaume è caporedattore di Alternative Economique, che è una valente rivista di economia francese e che ha un rigoglioso e frequentatissimo sito web. Alternative Economique è parte del network di, se per piacere mi passate sul sito di European Data Journalism, sul network European Data Journalism, che è un progetto europeo che riunisce parecchie testate giornalistiche europee di diversi paesi e anche molto importanti e diffuse, che vede come capofila, che si chiama EDGNet, European Data Journalism Network, che vede come capofila l'unità operativa di Centro per la Cooperazione Internazionale, dove unità operativa Osservatorio Balcani Caucaso. Io approfitto per ringraziare due dei ricercatori di Osservatorio Balcani Caucaso,
Rossella Vignola e Marzia Bona, che hanno collaborato attivamente all'organizzazione di questo panel. E questo network è un esempio tentativo di promuovere, diffondere, supportare, coadiuvare lo sviluppo del data journalism in Europa, offrendo strumenti, offrendo supporto a vari livelli e procedendo anche alla produzione di contenuti tipici del data journalism. Ma ora, nella sua esperienza come data journalist proveniente dall'ingegneria, ci parlerà Guillaume, al quale do con molto piacere la parola. Bonjour. Buongiorno. Et tout d'abord, merci Innanzitutto vi beaucoup à ringrazio l'Osservatorio e ringrazio moltissimo l'Osservatorio Balcani e Caucaso per Africa avermi invitato qui a parlarvi oggi. In effetti questo mi dà modo di partecipare anch'io al Festival dell'Economia di Trento, molto noto in Francia come riferimento fra i vari festival che vertono sullo stesso argomento, l'economia, un riferimento un po' particolare, però non avevo ancora avuto modo di parteciparvi personalmente. E poi naturalmente grazie anche all'Osservatorio per aver preso l'iniziativa di questa conferenza su EDGNET, questo network che mi dà, diciamo, un'occasione preziosa e che offre un'occasione preziosa ai vari mezzi di informazione indipendenti per scambiarsi idee ed esperienze in merito al data journalism. Giuseppe ne ha già un po' parlato, ma la mia rivista Alternatives Economiques è un mezzo di informazione che è nato nel 1980. Si chiama appunto Alternatives Economiques, cioè alternative economiche, perché voleva essere una risposta agli slogan della Margaret Thatcher dell'epoca, che diceva There is no alternative, non c'è alternativa. E quindi questo mezzo di informazione è stato creato per dire che invece sì, delle alternative ce ne sono sempre e in campo economico non c'è una sola soluzione, ma sono diverse le politiche economiche possibili e dietro alle varie politiche che vengono prescelte ci sono scelte di natura sociale, morale, politica, eccetera, che possono dettare alcune scelte, alcune strategie. E per dimostrarlo noi abbiamo utilizzato un sacco di dati, un sacco di statistiche da sempre. Come Giuseppe, anch'io, vedete, sono un po' così incanutito e ho cominciato a fare giornalismo, del giornalismo economico, ancora prima che ci si aprissero le porte di internet. Già usavamo dati, ma era molto complicato servirsene perché bisognava ricopiare dati che erano stati scritti in vari documenti, bisognava chiedere di accedere a questi documenti attraverso organizzazioni statali o non. Era sempre un processo molto lungo e complicato. Già lo facevamo, però indubbiamente l'avvento di internet e la disponibilità o la messa a disposizione da parte delle organizzazioni internazionali e degli stati di questi dati aperti ha completamente rivoluzionato il nostro mestiere di giornalisti. Ora stento francamente a immaginare come potessi scrivere un articolo allora, francamente. So che mi ci voleva un sacco di tempo in più, soprattutto per quello che riguarda la raccolta dei dati, poi per l'analisi politica e sociale, vabbè, usavo gli stessi metodi di oggi, non dicevamo quello che non volevamo dire e viceversa, ma per quello che riguarda il reperimento di dati e l'utilizzo dei dati è tutta un'altra cosa. Dopodiché, lo stato delle cose circa la fornitura dei dati al pubblico, beh, diciamo che rimaniamo ancora poco soddisfatti oggi, la situazione lascia un po' a desiderare. Lo Stato, in Francia, diciamo lo Stato nel senso di Stato, ha la stessa radice di statuto,
statistiche, no? Stato, statistiche, e il fatto di accedere ai dati e di raccogliere dei dati è sempre stato al centro della costruzione statale degli stati, in particolare dal punto di vista della fiscalità. Allora, il fatto che lo Stato non conservi più per sé e solo per sé i dati che raccoglie, in particolare a fini fiscali, e che invece li trasmetta al pubblico, è un progresso, secondo me, immenso ed è anche una sfida democratica fondamentale per le nostre società. La situazione indubbiamente è da una parte sicuramente migliore oggi rispetto a un tempo, però da molti punti di vista è ancora insoddisfacente, lascia appunto a desiderare. Io non so bene quale sia la situazione in Italia, ma so che in Francia, io per esempio interagisco spesso con l'INSEE, l'Istituto delle Statistiche, per chiedere loro dei dati precocemente, perché spesso non si rispettano i tempi e per noi i problemi dei tempi come giornalisti sono fondamentali. Se oggi siamo costretti a commentare delle statistiche del 2015, io mi dico a cosa interessa, nessuno può interessare. Quindi è un grosso problema questo del gap temporale. In Francia è un problema quello del rispetto della tempestività, della messa a disposizione dei dati da parte delle istituzioni pubbliche che sono un po' lente. Così come esistono anche grossi problemi di trasparenza, devo dire. Per esempio, io non sono andato sul sito dell'Istat vostro da tempo, ma in Francia abbiamo con l'INSEE, che è l'equivalente dell'Istat, diciamo, abbiamo dei problemi, nel senso che troviamo più dati sulla Francia sul sito di Eurostat, il sito europeo, il sito di statistiche europeo, che non sull'INSEE, è il colmo, che non sul sito statale francese. E i dati che vengono trasmessi dall'Eurostat sono raccolti dall'INSEE, quindi voglio dire, ecco, c'è un problema di trasparenza, un problema tangibile di questa natura, insomma. E questa è una sfida, secondo me, di natura democratica da superare. Lo Stato francese, che è molto accentrato, giacobino, come sapete, non è sicuramente uno dei buoni esempi di trasparenza in merito ai dati, non lo è ancora. Nonostante tutto, anche se ha fatto dei progressi. Dopodiché, dal punto di vista dei giornalisti economici, visto che si parlava poc'anzi del mercato del lavoro, è vero che i giornalisti in Francia, nel campo economico, ma anche nelle altre attività, sono sostanzialmente delle persone che hanno dietro di sé degli studi letterari, sociali, sociologici, non hanno molta abitudine nel manipolare o elaborare dati, non sono degli economisti veri, quindi come formazione. Cosa accade oggi nella stampa economica francese? La maggior parte dei giornalisti si accontentano di ridare i dati che gli stati o le istituzioni o le aziende, le imprese hanno fornito loro, quindi grafici, infografiche, quelle preparate dagli stati o dalle aziende senza essere in grado loro stessi di verificare, di cercare altri dati, di integrarli o di interpretarli o sfumarli rispetto a quanto viene detto loro da fuori. E questo è un grosso problema, veramente importante. E per quello che riguarda il mercato del lavoro, il settore giornalistico è un po' disastrato in Francia. E per quello che riguarda il data journalism, non è soltanto, diciamo, un problema di manipolazione dei dati, ma anche un problema di capacità di interpretare il merito delle problematiche economiche e sociali. Secondo me qui c'è da lavorare anche per quello che riguarda appunto le prospettive occupazionali. Questa è una delle diciamo, nostre sfide sulla quale abbiamo costruito la nostra esistenza commerciale come giornale. Siamo un piccolo giornale, siamo una cooperativa addirittura. Siamo ben poca cosa rispetto a un mondo di giganti editoriali, però vendiamo 85.000 copie di questo mensile al mese. Siamo il secondo
mensile economico francese, il primo ha ben altro orientamento e si chiama Capital, Capitale, quindi vedete quale altra prospettiva di altro genere, però sono comunque primi in classifica e noi solo secondi. Comunque, in breve, per darvi un esempio di quello che facciamo e di quello che possiamo fare e di quello che facciamo con i DigiNet in particolare, vi do un esempio. Tasso di disoccupazione, il problema della disoccupazione è un problema fondamentale, centrale nel dibattito politico francese, italiano e di tutti i paesi europei, no? Dibattito politico ma anche sociale. Però il tasso di disoccupazione di per sé è un indicatore un po' insulso, nel senso che rimane difficile da costruire, da interpretare, perché in effetti molte cose dipendono dall'atteggiamento delle persone, sto cercando o no un posto di lavoro, poi molto dipende anche dall'indennizzo, dalle varie, dai sussidi, se la disoccupazione riceve dei buoni sussidi, ci sono più disoccupati dove invece non esiste lo stesso meccanismo, quindi diciamo che è relativo come parametro. Abbiamo voluto costruire quindi un indicatore che a noi sembrava più pertinente, che riguarda la qualità della situazione del mercato occupazionale. Ed è per questo che abbiamo costruito un indicatore che si chiama tasso di non occupazione. Non vi interessa sapere quante persone si dichiarano disoccupate o sono già in cassa integrazione nel senso classico del termine, ci interessa sapere quanti non hanno un lavoro, nel senso che riteniamo che lo standard, la norma per le nostre società dovrebbe essere la piena occupazione, un'occupazione per tutti, insomma. Quindi abbiamo guardato chi non ha un'occupazione fra i 25 e i 60 anni, perché riteniamo che in questa fascia d'età le nostre società e le nostre economie debbano fornire un'occupazione, un lavoro a tutti. Ed abbiamo anche considerato che la cosa che conta è piuttosto l'occupazione a tempo pieno piuttosto che non a part time. Quindi abbiamo costruito un indicatore che è un tasso di non occupazione per coloro che vanno dai 25 ai 60 anni, corretto con il part time e l'equivalente full time equivalent, no? Il famoso FTE. L'abbiamo fatto su scala europea in particolare perché questo tipo di indicatore, per esempio, ci consente di dimostrare che in realtà ci sono meno non occupati in Francia, non occupazioni in Francia, che non in paesi come la Germania, oppure come il Regno Unito, oppure come i Paesi Bassi, che spesso vengono citati, ad esempio, per quello che riguarda le soluzioni che hanno saputo trovare al problema dell'occupazione. Ma il problema è che queste soluzioni che hanno trovato passano essenzialmente attraverso lo sviluppo elevato del tempo parziale per le donne e del tempo parziale anche ridottissimo, pochissime ore di lavoro, e quindi passano attraverso un livello di disparità fra uomini e donne che è veramente grave sul mercato del lavoro. E uno dei motivi per cui la Francia ha più disoccupati che non questi altri paesi è che da noi questa soluzione non è socialmente accettabile. Abbiamo meno lavori part-time per le donne e abbiamo tempo parziale, diciamo un part time più lungo in termini di ore di lavoro, e quindi la Francia ha trovato un'altra soluzione, quello di ridurre l'orario di lavoro semplicemente per uomini e donne con il lavoro che sapete, con la legge del 35 ore di lavoro settimanali, no? È una cosa che ci viene spesso rimproverata a destra e a sinistra, ma anche dai paesi stranieri. Beh, semplicemente cosa vediamo? Vediamo che attraverso questo orario di lavoro di 35 ore si danno più lavori a tempo pieno con questa fascia di lavoratori potenziali dai 25 ai 60 anni, molto di più degli altri paesi che ho appena citato, proprio perché siamo capaci di utilizzare dei dati pubblici, di costruire degli indicatori alternativi a quelli che vengono solitamente impiegati nel dibattito pubblico. Possiamo anche cambiare la natura del dibattito pubblico in fondo, ed è quello che cerchiamo di fare, ed è proprio quello che, se volete, questo nuovo sviluppo consente di fare. Intanto vi ringrazio. Bene. Ora abbiamo Jacopo Ottaviani. Allora, Jacopo Ottaviani ci parlerà di esperienze di data journalism e di uso dei dati liberi, dei dati aperti.
Abbiamo voluto inserire, dopo che Francesca ci ha parlato come caso esemplare dello stato della valorizzazione degli open data in Italia, dopo che Guillaume ha citato il caso francese come modo di fare data journalism e di intervenire direttamente sulle questioni economiche di un paese che viene fatto in Francia e che poi viene fatta attraverso il network del quale vi ho parlato prima. Ora vorremmo sentire da Jacopo se in Africa si stanno sviluppando esperienze di questo tipo o magari di altri tipi. Grazie Giuseppe per l'introduzione, grazie per l'invito. Io da 2 anni lavoro con un'organizzazione che si chiama Code for Africa e sono un ICFJ Knight Fellow e mi occupo di data journalism dal 2011. Ho iniziato in Italia, in Europa e poi lentamente, ma non così lentamente, in realtà mi sono spostato sempre più a sud e ho iniziato a nel mio piccolo a costruire un ponte tra i due continenti. L'Italia è proiettatissima verso l'Africa, non solo per questioni geografiche o geopolitiche, ma anche per questioni culturali, che però adesso non tratteremo in questa sede. È un po' una sfida parlare di data journalism e open data in Africa per un motivo molto, molto semplice. Come ci ricordano i miei amici africani, l'Africa non è un paese, Stato, una nazione, ma è un mosaico di migliaia di lingue, religioni, etnie, paesi e economie molto differenti tra di loro. E non solo, è un continente incredibilmente giovane, l'età mediana è di 19 anni, diciamo, quindi significa che di 1,2 miliardi di persone, quindi un sesto del mondo più o meno vive in Africa oggi. La metà ha meno di 20 anni e in più è incredibilmente eterogeneo da un punto di vista di distribuzione della popolazione. Ci sono delle megacittà, pensiamo a Lagos in Nigeria che ha circa 20 milioni di persone, ce ne sono tante altre, dove internet è diffusissimo, dove le persone usano gli smartphone, vanno in giro con Uber, usano Airbnb, si fanno portare il pasto a casa con servizi simili a quelli di Foodora, c'è un mondo molto vasto da questo punto di vista nella megacittà. E poi ci sono invece zone che sono completamente fuori dal mondo digitale, dove il mezzo di informazione principale è ancora la radio. Pensiamo alle zone rurali, che sono, non so, nell'Africa subsahariana o in tanti altri paesi, anche al nord. Detto questo, diciamo, l'organizzazione presso cui lavoro promuove gli open data, il data journalism in tutto il continente, lavorando principalmente in 4 paesi: il Kenya, la Tanzania, Sudafrica e la Nigeria. Ma poi ci sono delle unità anche in altri paesi come il Ghana, Marocco, Uganda e Senegal. È una media NGO, quindi diciamo il modello di business, tra virgolette, è quello dei donors, riceve finanziamenti da moltissimi attori, tra cui la Banca Mondiale, la Gates Foundation, Google, Facebook. E poi se siete interessati sul sito ci sono tutti i loghi dei funders. Cosa facciamo? Di fatto cerchiamo di promuovere questi aspetti nelle giovani democrazie africane e ci sono delle iniziative che ho pensato di mostrarvi per darvi un'idea, fatta la premessa per l'appunto che parlare d'Africa è molto difficile, come può parlare d'Europa? Sappiamo bene le differenze tra Italia e Norvegia, Italia e Svezia, la stessa cosa si applica, lo stesso ragionamento si può applicare in Africa. Però ci sono dei programmi e delle iniziative molto interessanti. Mi piace ad esempio iniziare da Manachi, che è un giornale
Tanzania, che da un paio d'anni ha la sua Data Journalism Unit, che è una cosa che ad esempio noi in Italia abbiamo visto nascere forse nell'ultimo anno, e probabilmente a un passo persino più letto di quello di Monaci in Tanzania, da El Salam. Loro hanno a tutti gli effetti un team data presso il giornale che produce in Swahili degli articoli con i dati su questioni importanti per il paese. Pensiamo alla sanità, pensiamo a, non so, pensiamo all'istruzione pubblica, pensiamo anche ai budget pubblici. Loro fanno questo e hanno questo data lab. E funziona piuttosto bene. È iniziato con una, diciamo, una grant, come si vede spesso anche in Europa, ma poi il giornale, terminata la grant, ha deciso di tenerlo in vita e di assorbirlo all'interno del giornale. Questa è un'operazione che si vede raramente in Europa, però diciamo, secondo me potrebbe funzionare anche qui. Una volta che il giornale italiano, spagnolo, portoghese, ma anche tedesco, francese, sperimenta il data journalism e vede che funziona, vede che in realtà i costi non sono così elevati se fatto in maniera efficiente e strutturata in maniera dinamica e graduale, e di fatto così decide di mantenerlo in vita. Questo avviene anche in Africa. Passando a West Africa, c'è una bella iniziativa che è l'Edo State. L'Edo State è uno dei paesi, uno degli stati della Nigeria, la capitale è Benin City, che si sente anche spesso nominare qui in Europa. E hanno una unità di dati aperti che funziona piuttosto bene, e la persona che l'ha fondata, diciamo, era, si chiama Nkechi Okwuoma, tra l'altro anche una fellow di School of Data, Open Knowledge Foundation, fa parte di tutto il network mondiale, e poi è entrata in Call for Nigeria, che è l'ufficio locale di Call for Africa, e questo secondo me è un esempio interessante di skill set che si muovono da un settore all'altro. Diciamo, io nei miei 7 anni di esperienza ho visto molte persone con questo background di, non voglio dire data science, però insomma familiarità con i dati, un po' intersezione tra informatica, design dell'informazione, giornalismo, storytelling, possiamo anche dire in qualche caso anche project management, passare da un campo all'altro, e questo è un caso appunto africano di una persona che è iniziata nella Edo State Open Data Unit ed è arrivata in una media NGO che è quella di Code for Nigeria. Vi invito a dare un'occhiata a questi siti, sono interessanti, sono in inglese alcuni. Il fact checking è un altro filone secondo me molto legato ai dati, e anche in Africa si sta sviluppando. Mi vengono in mente 2 iniziative, una è Africa Check e l'altra è Pesa Check. Sono attive in 5 o 6 paesi, molto spesso, come nel caso della European Data Journalism Network, vediamo anche in Africa paesi fare rete e replicare le iniziative da un paese all'altro, e quindi mettendo su dei team distribuiti che operano su Slack o su Skype o GitHub, quando ci sono anche sviluppatori, e una volta costruita l'infrastruttura, non so, in Kenya, è molto semplice trasferirla o clonarla in Tanzania. Nomino questi 2 paesi perché sono entrambi in East Africa e condividono anche la lingua, che è lo Swahili. PesaCheck opera in East Africa, Uganda, Kenya, Tanzania, e Africa Check invece lavora a Sudafrica, Nigeria, se non sbaglio anche in Kenya, e insomma è molto interessante vedere questo approccio distribuito svilupparsi anche in Africa. Nel mio caso specifico, giusto una parentesi rapida su come lavoriamo, noi lavoriamo anche con team distribuiti. Io coordino personalmente 12 persone che vivono in 6-7 paesi. La maggioranza sono africani, ci sono anche consulenti che lavorano da Londra e da Bruxelles. E questo mostra la potenza, no, di questo nuovo approccio di lavoro distribuito, da remoto, smart work, decidete come chiamarlo. Funziona benissimo, a patto poi che i team si incontrino anche di persona, secondo me almeno 2 o 3 volte l'anno, perché è importante anche quello.
queste 12 persone con cui lavorano a distanza e usano una metodologia che viene dal mondo delle startup, fanno dei cosiddetti daily scrum, weekly reviews, analisi retrospettive dei progetti, poi vabbè, ovviamente videoconferenze, daily stand-ups, abbiamo introdotto anche quelli. Chi qui dei presenti conosce un po' il mondo delle startup sa che si fanno anche queste cose. Noi le stiamo trasferendo nel mondo dei media e delle organizzazioni non governative in Africa e vi assicuro che funziona piuttosto bene, soprattutto in un continente dove volare da un paese all'altro può essere molto complicato, perché non c'è una rete di voli low cost, sviluppata perlomeno, e passare, per, diciamo, faccio un esempio, da Senegal alla Nigeria, che in linea d'aria credo siano 2 ore di volo, e ci può volere anche un giorno intero, perché bisogna fare cambi e diciamo, i voli non sono ben coordinati tra loro. Inoltre, l'Africa è incredibilmente vasta, sebbene si muova diciamo su 3 time zones, quindi diciamo a livello di tempi non è così complicato coordinarsi, è molto difficile muoversi dal Marocco al Sudafrica, sono circa 10 ore di volo, anche se poi nelle proiezioni a cui siamo abituati cartografiche vediamo l'Africa distorta e essere non tanto più grande dell'Europa, in realtà è molto più grande dell'Europa a livello di estensione. Chiusa parentesi. Un altro esempio di progetto, in questo caso transcontinentale, che abbiamo fatto l'anno scorso in collaborazione con MSF, Medici Senza Frontiere, è il portale, il primo portale, secondo me, open data di MSF in tutto il mondo, almeno fatto così, con una mappa interattiva fatta con Mapbox, con i filtri, un filtro addirittura temporale che permette di esplorare i dati delle operazioni di soccorso delle navi di MSF nel Mediterraneo. Questo è un tema transcontinentale che va un po' a rinforzare la mia affermazione iniziale che Europa e Africa sono molto vicine, ci sono temi che ci legano e che possono essere affrontati da un punto di vista cross-continentale, quindi creare dei team che lavorano anche da continenti diversi usando queste. Allora, questo è un progetto molto, molto avanzato, o meglio, ci sono tantissimi dati ed è stata un po' un'operazione trasparenza di MSF l'anno scorso, quando era finita al centro del dibattito pubblico, vi ricordate, no? E qui è possibile vedere tutti i dati sulle operazioni di soccorso in mare, persino la durata, quante persone sono state salvate, c'è persino la foto della nave, e nonché le rotte delle singole operazioni, no? Vedete, si va spesso dalla Sicilia, si arriva alle coste libiche, tunisine e poi si torna su quando è avvistato un naufragio, un incidente in mare. Questo è un progetto che secondo me esemplifica l'idea di collaborazione transcontinentale, che è un punto strategico su cui io, essendo l'unico manager europeo nell'organizzazione, insisto tanto. Lo trovo un modo nuovo e interessante anche potenzialmente rivoluzionario di affrontare alcuni temi che non vengono più visti solo da una lente europea, ma vengono visti anche da una lente africana e viceversa. No, le narrative sono molto diverse se affrontate da questi punti geografici vicini ma lontani allo stesso tempo. Un altro progetto che vi svelo è tra i miei preferiti, non è africano ma è brasiliano. Secondo me tra i 5 progetti di data journalism migliori al mondo, si chiama InfoAmazonia e non è un progetto di puro data journalism, è un progetto che interseca il mondo degli open data al mondo del giornalismo ed è un portale con dati, analisi, visualizzazioni, mappe e storie sull'Amazzonia, le foreste amazzoniche in Latin America, Colombia, Perù e Brasile. Il ragazzo che l'ha costruito si chiama Gustavo Faleiros, anche lui un ICFJ Knight Fellow ed è una persona molto umile ma incredibilmente preparata, che ha fatto secondo me un progetto rivoluzionario perché è stato poi replicato in tanti altri posti del mondo. Ha aperto i dati sulla foresta amazzonica, parliamo di deforestazione, parliamo di miniere, parliamo di
riforestazione, parliamo di agricoltura, è un tema globale. Il progetto di InfoAmazonia è stato replicato in Africa almeno due volte. Uno è InfoCongo, che come sapete i tre bacini di foreste pluviali più grandi al mondo sono in Latin America, l'Amazzonia per l'appunto, l'Indonesia per il Borneo, e poi c'è il Congo Basin nell'Africa centrale. E la bellezza di InfoAmazonia è che per l'appunto è stato replicato da un gruppo di ricercatori, giornalisti congolesi che hanno costruito InfoCongo, che è una versione di InfoAmazonia africana in due lingue, francese e inglese, perché nella Repubblica Democratica del Congo si parlano due lingue, perlomeno, almeno due lingue, ma se ne parlano in realtà centinaia. Io mi dedico a 2000. 2000, avevo capito, sì, sì. Vi invito a vedere InfoCongo, è un bel progetto, e poi vi invito a vedere anche InfoNile, che è nuovo, è anche in versione beta, l'interfaccia è ancora in costruzione. InfoNile è una sorta di InfoAmazonia o InfoCongo, però sul bacino del Nilo. Voi sapete che il Nilo nasce in Uganda, in località Jinja, non lontano da Kampala, e poi inizia il suo lungo viaggio e arriva fino al Mediterraneo, passando per circa 7 paesi. Le nazioni, diciamo, sono tante, ma principalmente passa per Uganda, dal lago Vittoria, poi sale, passa per il Sudan, dal Sudan l'Etiopia, l'Etiopia l'Egitto, toccando anche altri paesi. E diciamo è una riserva idrica fondamentale per le popolazioni di una buona porzione dell'Africa, ma i dati sul consumo d'acqua, sulla water security, sulle dighe, sull'agricoltura, sono frammentari, chiusi dentro PDF di ricercatori, nascosti in archivi persino di carta, o non aggiornati. Allora, InfoNile si è dato questo obiettivo, quello di avere i dati sul Nilo, e col Sudafrica è tra, diciamo, i players che più si muovono per finanziarlo adesso. Questi, vedete, sono i partners. Il progetto lo sto seguendo io personalmente, e vedrete, io spunto che in un anno sarà perfezionato, attualmente è ancora una beta, come vi dicevo. L'idea è di creare una sorta di InfoAmazonia. InfoAmazonia c'è da 6 anni comunque, quindi ha una, diciamo, ha una storia piuttosto lunga. Quindi ragazzi, se vi interessa l'Africa, su internet è veramente pieno di informazioni interessanti. C'è un ragazzo italiano che si chiama Martino Ghielmi, che è molto esperto ed è promotore di questa idea, che è anche mia, di costruire un ponte tra l'Europa e l'Africa, e ha scritto su Africa Rivista e ha, diciamo, un sito, vadoinafrica.com, che vi consiglio di vedere, perché è in lingua italiana, banalmente. Però è un ottimo gruppo di networking anche. Se volete la mia personale opinione, poi chiudo. L'Africa non è la mia personale opinione, che è stato detto anche al festival più volte, anche se secondo me l'Africa è un po' sottorappresentata in questo festival, e per me è anche un onore parlarne. Credo che l'Africa avrà un ruolo sempre maggiore nei prossimi anni, per le ragioni che vi ho detto all'inizio. Quindi grazie mille per l'ascolto. È stato un onore per noi ascoltarti. Io avrei una considerazione generale da fare, brevissima, prima di darvi la parola. Tutti e tre i relatori hanno sollevato criticità, cioè hanno rilevato criticità in un quadro che forse troppo spesso viene presentato in modo idilliaco. Ora abbiamo i dati sono a disposizione, possiamo finalmente ricavarne valore, utilizzarli per migliorare le situazioni più difficili. Ma insomma, poi vedremo se avremo la possibilità di approfondire.
piacere, do a voi la parola se ci sono osservazioni o domande da fare. Ma io non sono un grande esperto della materia, per cui faccio delle domande veramente basiche. Una, la prima è, quindi per data journalism si intende l'indagine sugli open data, cioè se ho capito bene, mi spiego. Il giornalismo basato sui dati, okay. E sul vaglio di record set, di basi di dati. Certo, il presupposto di fondo è che ci sono tantissimi dati scollegati tra di loro. Uno dei modi per interpretarli è connetterli, sì. E costruire delle storie attraverso l'analisi dei dati. Ok. E quindi quei portali che ci avete condiviso, diciamo, sono fondamentalmente piattaforme che aggregano e segnalano, o c'è anche mi riferisco soprattutto a questi ultimi su situazione africana o in realtà anche oltre, e sono degli aggregatori, dei portali, delle piattaforme che segnalano, o c'è anche tutta un'attività di rielaborazione del dato, appunto? Ma la rielaborazione del dato non è spesso, secondo me, compito del giornalista farla, diciamo. Dipende molto dal caso, ovviamente, non c'è una formula. Come non c'è una singola definizione di data journalism, non c'è una formula che risolva tutti i problemi del data journalism. Però normalmente è meglio che i dati vengano elaborati da centri di ricerca che hanno una specializzazione in quell'ambito e sanno trattarli, piuttosto che un giornalista che si avventura in un'analisi a rischio poi di, diciamo, distorcere il dato stesso. Poi, ovvio, se il giornalista ha un background statistico ed è molto, molto preparato, può anche fare delle analisi profonde e rielaborare i dati. Quindi qual è la tua definizione di data journalism? La mia definizione di data journalism è, diciamo... No, perché lui giustamente dice contrasta con la mia, quindi deve diciamo che... Tutta onestà, io credo che si parla di giornalismo più che di giornalismo dei dati. Secondo me è anche ora di far cadere l'etichetta dati, diciamo. È ora di parlare di giornalismo, no? Come non parliamo di videogiornalismo, diciamo, i dati sono una fonte, una delle tante fonti disponibili. Per me è difficile pensare a un giornalismo senza dati, onestamente. Quindi io direi che non è più un sottoinsieme separato da, diciamo, ben identificabile. Parliamo di giornalismo, sì, possibilmente di qualità. Quindi l'innovazione sta nel fatto che le fonti sono diverse rispetto al passato? Le fonti sono diverse, i formati sono diversi, le audience sono diverse, la metodologia è diversa, ma non per via dei dati soltanto, anche per via della tecnologia più in generale, no? L'evoluzione dei mezzi di trasmissione dell'informazione. È molto vasto il discorso, quindi dare una definizione di giornalismo dei dati per me è un qualcosa di... non è un nonsense, perché non è un nonsense, però si avvicina lentamente. È bello anche, secondo me, sottolineare questo paradosso quando si parla di dato giornalismo. E quindi anche la figura del giornalista cambia, magari nel senso che è più un navigatore del virtuale più che uno scout reale. Due minuti, cioè, anzi due secondi, poi do la parola agli altri. Però per me i dati sono sempre stati una finestra sul mondo reale, in realtà, quindi non dire navigatore virtuale, dire più che altro persona informata sui fatti attraverso una fonte di dati che poi può, anzi deve calarsi nella realtà tangibile delle cose e incrociare i dati poi con le testimonianze raccolte anche sul campo. Grazie. Prego.
Volevo aggiungere anch'io alcune considerazioni in merito, perché la cosa che secondo me è importante, anche se naturalmente sono varie le definizioni possibili, i vari modi, i vari approcci possibili, è che i giornalisti che scrivono delle storie devono avere una certa padronanza dei dati, devono saperli elaborare bene per poter scrivere storie davvero pertinenti sulla base di questi stessi dati così numerosi che oggi sono appunto resi accessibili. Dopodiché, come per qualsiasi altro lavoro, man mano che lo si svolge, c'è una certa ripartizione del lavoro, ma io non credo che si possano fare tanti progressi nel campo giornalistico se si subappalta l'elaborazione dei dati a terzi e se poi uno non fa altro che scriverci su un articoletto, ecco, su questi dati. Diciamo che il buon data journalist non è quello che sarà più competente nell'inscenare un certo tipo di immagini, eccetera. No, ci vuole un altro specialista, un grafico che sia più esperto di grafica, di impaginazione, dei dati, eccetera, per fare queste cose. Ma per me il merito e la questione è avere giornalisti che siano sia competenti nell'elaborazione dei dati, nell'acquisizione dei dati prima e poi nell'analisi delle problematiche che poi vogliono commentare. E secondo me deve essere un'unica persona che sa fare entrambe le cose. Devo aggiungere un commento, un'impressione che diciamo, forse è emerso anche dalle vostre due presentazioni. E vedo che sostanzialmente molti progetti, come dire, di data journalism nascono al di fuori dei giornali. Quindi questo ci dà un segnale sostanzialmente. Quindi il modello classico viene messo in discussione e probabilmente però i giornali non lo mettono in discussione. Almeno non so che cosa pensate di nell'ultimo anno abbiamo visto due grossi giornali italiani sostanzialmente che hanno aperto lab, data lab, data room, visual lab, esatto. E, secondo voi a che punto e come si può, come dire, cercare di abilitare questa osmosi tra questo mondo che si è sviluppato a partire dalla fruibilità dei dati e che quindi ha fatto sì che i team crescessero anche un po' dal basso e si unissero delle competenze, come dire, diverse e che diventassero quasi challenging per il mondo della stampa, no? Quella lì, diciamo, blasonata. Qual è la vostra opinione? A me piace parlare anche della Spagna. Allora, la Spagna è un paese, diciamo, dell'Europa continentale, anche dell'Europa meridionale, non così lontano dall'Italia, no? Perché parlare di data journalism e poi andare negli Stati Uniti o andare in Inghilterra è una cosa, perché hanno iniziato prima, perché hanno, diciamo, un modello di business più sviluppato nei giornali e anche una tradizione più, forse più solida di quella che abbiamo in Italia e in Spagna. Quindi parliamo di paesi simili. In Spagna ci sono delle realtà floride, tra cui un master che ha creato una sorta di vivaio di data journalist, che sono poi entrati in tutti i giornali, e che a partire dal Confidencial, che è un giornale online di Madrid, hanno poi espanso i propri data team e hanno creato un effetto a catena che ha, diciamo, rotto un po' il ghiaccio nella scena dei media spagnoli. E il risultato, dopo 5 anni di esistenza di questo master, che è poi il master del mondo, legato a uno dei giornali più grandi in Spagna, un po' l'equivalente del Corriere in Spagna. E adesso quasi tutti i giornali, anche le TV, hanno delle data desk. Io credo che questo fenomeno non esista in Italia, non sia mai accaduto. Probabilmente perché, sicuramente per più di una ragione, ma la prima che mi viene in mente è che le scuole di giornalismo in Italia sono ancora molto analogiche, old style, sì. E quindi forse anche nella formazione dei giovani giornalisti c'è molto terreno per andare avanti in Italia. Prendere esempio dalla Spagna dovrebbe essere un
formazione. E poi, diciamo, i decision makers nei giornali italiani, non tutti, ovviamente ci sono delle bellissime eccezioni, no? Anche Piacentini ieri parlava di queste eccezioni, ci sono le eccezioni in tutto. Anche nei giornali italiani ci sono delle eccezioni, però diciamo il trend è quello di lasciare in mano la strategia digitale dei giornali italiani a persone che non hanno competenze in materia, ma che si improvvisano a gestire un sito con tutta la sua strategia di community engagement, che è fondamentale per poi tenerlo in piedi anche finanziariamente. Risultato, buchi nell'acqua, giornali che faticano a tenere in piedi le versioni digitali, e poi pochissimi esempi di data journalism, che diciamo qua la punta di diamante, una delle punte, no? delle strategie digitali in molti posti, tra cui la Spagna. Quindi non abbiamo scuse, in Spagna le cose funzionano, devono funzionare anche in Italia. Esatto. No, quello che posso dire io è che a questo riguardo l'esperienza francese è più vicina a quella italiana che non a quella spagnola, ahimè. E ci sono state delle cose interessanti in Francia, ci sono siti interessanti che sono esistiti ma che non hanno durato a lungo perché non hanno avuto sotto, diciamo, dei forti modelli economici. Appunto, e d'altra parte è vero quello che succede nei grandi mezzi di comunicazione, è la situazione più o meno che lei ha appena descritto per l'Italia, devo dire, perché il modello di accesso al giornalismo in Francia è ormai molto formattato, nel senso che è dominato da formazioni di tipo classico, scienze umanistiche, scienze politiche, persone che imparano a parlare, a scrivere sicuramente, ma che non hanno ancora un sapere, un know-how nel campo dei dati. Ce ne sono alcuni di esperti nel campo data, però non hanno magari una capacità di analisi più sostanziale sul merito delle questioni per farne un qualcosa di utile nel dibattito pubblico, intendo. E rimane quindi questo un grosso problema per noi e irrisolto per lo più in Francia. Ci sono delle persone che fanno delle belle cose, dei bei progetti, però non sono necessariamente cose che hanno un senso nel dibattito pubblico, nel senso che non vengono poi sfruttate positivamente da coloro che hanno abbastanza comprensione degli argomenti sul merito, diciamo. Ecco. O vengono sfruttate per le campagne elettorali, insomma, alcune volte. Come si sarà intuito, noi siamo veramente appassionati al tema, non so se abbiamo e quindi felici di sentire, non so se abbiamo dei vincoli di orario che ci vengono dal festival, se non li abbiamo andiamo felicemente avanti. Per noi va benissimo. Se non ci vengono delle altre cose, prego. Sì, vabbè. Allora a questo punto, vedendo un po' tutto il racconto, eccetera, parte prima di tutto mi fa piacere vedere che l'open data è messo in discussione. Io sono uno di quelli che ha rotto le scatole in maniera molto pesante in Italia e in Europa sul tema dell'open data. Mi fa piacere vedere ancora che c'è molto da lavorare in tutte le posizioni che sono state raccontate. Conosco bene, molto bene il lavoro di Francesca. Io parto dall'idea che l'open data dovrebbe essere un bene comune su cui dopo andiamo avanti a lavorare, perché molto spesso molti dei lavori di data journalism è avere il dato per poter lavorare. Mi ricordo però che quando ho iniziato a chiedermi data journalism, una definizione, sono andato a guardare su Wikipedia, Wikipedia mandava alla pagina giornalismo d'inchiesta. E vedo che, levando alcuni settori, è vero che ci sono le punte di diamante come diceva Jacopo, ci sono anche dei casi molto più popolari che io ricordo sempre, il giornalismo che parla di sport, nello sport ci sono numeri e lì data journalism c'è, è un'altra storia. E viene anche incontro a quello che si diceva prima del sapere interpretare i dati, poi mi rendo conto che non è lo stesso valore di affrontare un tema legato alla comunità di altro. Però negli esempi che vedo legati a questi punti di diamante, in questi casi, vedo che i lavori più grossi sono sul giornalismo proprio di inchiesta, che era quello che poi traducevo a Wikipedia al tempo. E allora mi domando, sui progetti presentati da Jacopo, ma anche dall'esperienza francese, quanto dei lavori fatti ha un reale impatto sociale, non soltanto quello di comunicare, ma quello che è stato portato dall'Informazonia, ma anche dal, mi ricordo il nome esatto della testata giornalistica su economia, quanto poi questo ha influenzato la società, ha cambiato qualcosa l'economia, perché alcune volte penso, una frase che mi piace sempre ricordare, che facciamo queste cose pensando di fare informazione verso le persone,
misurare l'impatto importante di questi progetti, anche di questi progetti insomma, di Data Journalism, anche se forse la finalità non è esattamente diretta, ma eterodiretta, almeno questa è la mia impressione. È interessantissimo il tema dell'impatto. Misurare l'impatto in una società è una, diciamo, una sfida molto difficile, ma è importante farlo per capire quanto senso ha quello che facciamo. Ci sono dei casi che abbiamo visto in Africa, ad esempio, di un progetto che permetteva alle persone di verificare che il proprio medico fosse iscritto all'equivalente dell'albo dei medici in Africa. E in quel caso in Kenya abbiamo potuto misurare quante persone utilizzavano quel tool e quindi con delle metriche quantitative abbiamo potuto stimare l'impatto anche nella società. E molti medici non erano iscritti e quindi, diciamo, il cittadino poi ha riportato alle autorità e ci sono stati degli impatti veramente sociali e tangibili. Il servizio tra l'altro era per SMS, neanche online, diciamo, con c'è il portale online che si chiama Doggy Doctor, il cittadino può mandare un SMS a un numero con il nome e cognome del medico e in questo modo interroga il database e la risposta ritorna sul telefonino. Il servizio ha funzionato molto bene, è stato ripreso poi dai giornali, si è creato un circolo virtuoso di visibilità e quello è l'esempio, no, di impatto sociale forse che possiamo vantare. Poi ce ne sono anche altri, però questo è quello più rapido. Intuitivo. E, se si parla con i donors, loro sono interessatissimi all'impatto sociale, perché mettono, almeno alcuni di loro, altri sono invece più magari interessati all'impatto nel mondo del business, finanziario, posti di lavoro. L'impatto può essere sociale, può essere anche economico, poi ovviamente questi piani sono interconnessi molto spesso. E poi c'è l'impatto invece sulle finanze dei giornali. Banalmente, qual è il rapporto costo-beneficio di fare data journalism? Questa è una domanda pure dolorosa molto spesso e ci fa interrogare sul perché, sulla sostenibilità del giornalismo in generale, sul giornalismo digitale in generale, e ci fa anche interrogare o comunque ci fa apprezzare il perché si stiano moltiplicando le non-profit news organizations. Mi viene in mente ProPublica negli Stati Uniti, Texas Tribune, in Germania c'è Collective, poi ce ne sono altre. La stessa credo European Data Journalism Network può essere vista come un'iniziativa finanziata dall'Unione Europea e quindi partecipata, insomma. Ci sono sempre più iniziative di questo tipo che vedono il tutto come un servizio, no? Che deve essere finanziato anche pubblicamente o da entità che non guardano solo al profitto economico. Io credo che il parallelo che lei ha stabilito con il giornalismo di inchiesta sia molto interessante, in effetti. È vero che da noi il giornalismo di inchiesta ha un impatto probabilmente maggiore del data journalism. Quando i mass media si mettono ad evidenziare il finanziamento della campagna elettorale di Sarkozy da parte della Libia, potete immaginare che impatto può avere la cosa, giusto? Però è vero che per noi, per un giornale perlomeno come il mio, Alternative Economica, non è possibile fare delle indagini di questo tipo, delle inchieste di questo tipo, perché siamo troppo piccoli. Per noi si tratta invece di fare la stessa cosa, cioè avere un impatto sociale, politico, tangibile, attraverso degli scoop sulle problematiche dei dati, cioè proponendo e offrendo dei dati su fenomeni non noti al pubblico, almeno a prioristicamente, che consentono di, per esempio, opporsi a certi stereotipi in merito a questo o a quell'argomento, a quello che cercavo di spiegare prima a proposito della disoccupazione, eccetera, no? Di questo bias. Ma per noi questa è una sfida, indubbiamente, così come per il giornalismo di inchiesta, per altri media che puntano su questo tipo di indagini.
immagine e cerchiamo di avere anche noi lo stesso tipo di impatto. Naturalmente non sempre lo otteniamo e non sempre facilmente riusciamo ad averlo, però indubbiamente è questo il parallelo che stabiliamo anche noi per quanto ci riguarda. D'altronde il giornalismo di inchiesta di per sé, malgrado tutto, è comunque a sua volta un data journalism. Per esempio la questione dei Panama Papers, cos'è stata? È stata la capacità di elaborare in modo intelligente un numero infinito o enorme di dati per estrapolarne un certo messaggio. Naturalmente non sono sempre parametri quantitativi, eccetera, però è un po' più o meno lo stesso tipo di lavoro che si deve fare. Mi interessa molto il punto sollevato da Maurizio Napolitano, io mi presento, sono Chiara Sigri, lavoro all'Osservatorio dei Balcani Caucaso anche sul progetto di Ginet, e per me c'è anche una parte di ragionamento che è questa, nel misurare al di là che appunto ci dovremmo chiedere qual è l'impatto che il giornalismo in generale riesce ad avere nelle nostre società di oggi, anche proprio del giornalismo investigativo, perché spesso vediamo indagini che provano cose e poi non si riesce a sufficienza ad ottenere una risposta politica o sociale soddisfacente. A me sembra che forse un contributo che il data journalist può portare, e mi piacerebbe sentire la risposta di data journalist su questo, sia nel metodo, nell'essere anche trasparenti rispetto al loro pubblico, e che questo possa portare un duplice beneficio. Da un lato quello di creare maggior familiarità anche nelle nostre audience nel ragionare a partire dai dati e nell'utilizzare i dati aperti anche come una leva per chiedere accountability ai nostri governi, e mi chiedo come questo venga vissuto dai giornalisti stessi e dalle redazioni stesse, perché questo della trasparenza mi sembra una dimensione e una possibilità di impatto molto forte, collegata ad un ulteriore possibile impatto, e questo mi sembra molto vero a livello europeo, perché la fatica che noi stiamo facendo dentro i DigiNet, per esempio, è avere dei dati aperti livello europeo che consentano comparazioni, per esempio, tra paesi europei, e su questo le stesse istituzioni pubbliche probabilmente devono ancora fare moltissimo lavoro, perché è molto difficile avere dati che siano effettivamente comparabili. E quindi di nuovo forse il data journalism e la domanda di dati aperti di un certo tipo che dal data journalist potrebbe derivare può avere un impatto su come le nostre istituzioni pubbliche aprono i dati e consentono l'utilizzo. Io sostanzialmente riprenderei quello che raccontava prima Guillaume Duval sulla costruzione del ha definito il tasso di disoccupazione un indicatore insulso e ha proposto praticamente il tasso di non occupazione. E, diciamo, anche questo sostanzialmente penso sia un risultato, come dire, del lavoro di data journalism, che può, come dire, contribuire in questo caso alla costruzione di un indicatore, quindi sostanzialmente un contributo metodologico anche alla lettura della realtà, che di fatto, se poi il policy maker non sostanzialmente utilizza, diciamo, è chiaro che è un problema, però di fatto se lo volesse utilizzare sarebbe questo anche un indicatore di impatto, voglio dire, a parte la questione, diciamo, di volume di dati aperti, quindi l'impatto che può questo tipo di attività anche su chi deve ripensare le policy e quindi deve aprire più dati e quindi deve dare più disponibilità da questo punto di vista. Quindi io ci vedo un contributo anche metodologico, cioè l'ho ascoltato prima, ho molto interesse, anzi si approfondisce su questo tema, sarei molto interessato. Sur, on utilise alors, aujourd'hui,
di solito nel dibattito pubblico si utilizza il tasso di disoccupazione e per giunta è suddiviso, diciamo, su tutta la popolazione fra i 15 e i 65 anni, no? Riguarda tutta questa fascia della cosiddetta popolazione attiva, secondo le basi dati internazionali. Questo naturalmente pone un problema per quello che riguarda la fascia d'età fra i 15 e i 25 anni e le norme sociali nei vari paesi relativamente all'accesso al mondo del lavoro, l'età di accesso al mondo del lavoro sono molto diverse da un caso all'altro. In particolare vi sono dei paesi come, che ne so, la Germania o i paesi nordici, dove ci sono molte più persone che entrano nel lavoro attraverso l'apprendistato, quindi sono molto giovani quando vi entrano, ma invece in Francia o in Italia credo la data, cioè l'età venga così, sia più tardiva, e questo già falsa un po' le cose, no? Il criterio dell'età. Dall'altra parte, fra i 60 e i 65 anni, all'estremità opposta, ci sono molti paesi dove la regolamentazione del pensionamento, dell'età del pensionamento cambia molto, e anche questo sfalsa un po' le cose, i dati. Per questo noi ci siamo concentrati soprattutto su questa fascia d'età, tra i 25 e i 65 anni, ritenendo che questo sia il periodo, anzi i 60, mi correggo, dice il relatore, questo sia il periodo sul quale dovrebbero intendersi maggiormente i paesi europei, dovrebbero avere un parametro comparabile, e dal punto di vista metodologico in effetti abbiamo fatto questa scelta a questo fine. D'altra parte la norma, quella che noi privilegiamo, è quella di dire che tutti fra i 25 e i 60 anni devono avere un'occupazione a tempo pieno, e questo deve essere proposto dalle varie società. Un'occupazione a tempo pieno non vuol dire 45 ore di lavoro a settimana, vuol dire un lavoro. Che cos'è il tempo pieno? È una norma sociale anche questa, costruita nei vari paesi, ma per noi perlomeno fondamentalmente è più auspicabile avere un tempo pieno per tutti anziché avere una distribuzione fra tempi parziali e tempi pieni, soprattutto che questa ripartizione fra il part time e il tempo pieno è sempre su base diciamo di disparità di genere, no? Fra uomini e donne. È proprio perché questa è la nostra idea che abbiamo costruito questo nuovo indicatore, ma non tutti gli indicatori, o meglio, sono sempre gli indicatori il risultato di una costruzione sociale, di una scelta sociale più o meno esplicita. Noi la presentiamo in maniera esplicita questa scelta che abbiamo fatto per adottare questo nuovo parametro, però è importante fare anche uno sforzo di spiegazione di tutti questi indicatori, farlo esplicitamente come abbiamo fatto noi. Poi approfitto di questo dibattito per ricordare come abbiamo utilizzato dei dati anche per il problema della migrazione o per il problema delle richieste d'asilo. In effetti questo è uno dei punti più difficili e critici anche in Francia, anzi più ancora in Francia forse, però sulla base delle statistiche negli ultimi 5 anni si è dimostrato che la Francia è il 16º-17º paese dei 28 dell'Unione Europea come numero di richieste di asilo rispetto alla popolazione, e quindi questo ha un certo impatto indubbiamente sul dibattito pubblico e può anche relativizzare alcune cose. È un impatto limitato, per carità, se giudichiamo dai risultati elettorali o dalle politiche pubbliche che vengono adottate oggi in Francia, però anche questi sono campi, diciamo, nei quali queste problematiche sono molto importanti e vanno affrontate oggi. Questo
Sì, allora, semplicemente a proposito di questo punto, non c'è un motivo per cui nelle nostre società, dato che dobbiamo occuparci per esempio dei bambini, perché accade spesso di doversene occupare in questo contesto, non siamo un'organizzazione sociale che consentano agli uomini di occuparsi dei bambini altrettanto delle donne e avere quindi un orario di lavoro che consenta agli uni e agli altri di occuparsene parimenti, e anche un'organizzazione sociale e un'offerta pubblica di servizi e strutture che si occupino dei bambini e che consentano a tutti di lavorare nelle stesse condizioni e secondo lo stesso orario. Naturalmente non è che ci vuole ovunque sempre del part-time, ci sono vari motivi per cui ci può essere del part-time, però diciamo che noi vogliamo solo criticare il modello dominante in Europa oggi e in particolare in Germania, che è bruttissimo, devo dire, veramente diseguale fra uomini e donne, impari e sbilanciato, e che secondo me, ma questo è un giudizio politico che do, è anche morale, solleva grossissimi problemi se questa deve o dovesse al congiuntivo diventare la norma in tutti i paesi europei. Oui. C'est fini. Ecco, grazie, è finita. Ancora, grazie. Grazie ancora a tutti e alla prossima volta, che chissà, la prossima edizione del Festival. E grazie soprattutto per essere restati per così tanto tempo anche dopo. Buon proseguimento.